Devo dire, veramente si avverte quel senso di comunità e non a caso fondazione anche comunità, però si è raggiunto un obiettivo di larghezza di esperienze che si sono messe insieme che davvero ne fa un esempio nazionale. Credo che quello che si è visto oggi ha un livello, ha un valore nazionale, perché appunto c'è la partecipazione dei cittadini, la voglia di riscatto, le istituzioni, il capitale umano, il capitale economico utilizzato con correttezza, l'immediatezza ma anche una visione di territorio. Quindi nel cuore di Napoli si è registrato un riscatto in pochi anni che sembrava impensabile, da quella che era il luogo in cui imperversava solo la camorra che sparava, la rassegnazione o che solamente piccole scintille rappresentavano quell'eccezione che conferma la regola, come il luogo da cui stiamo parlando. Oggi da questa scintilla è nata veramente un fuoco di vitalità di questo quartiere che ci rende orgogliosi, soprattutto perché sappiamo quanta fatica c'è stata, ma oggi il livello di maturità e di consapevolezza di questo quartiere fa sì che oggi l'eccezione è il camorrista che spara. E soprattutto questa esperienza ha dimostrato che per il ragazzo, anche che vive nel luogo del confine, oggi può decidere di stare con noi. Ecco perché credo che la potenza di quello che è accaduto stamattina si avverta.